Buongiorno belli, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del vlog, come dicono quelli fighi, del canale YouTube di Trippando. Oggi vi porto a conoscere Paolo Merlini, l'arte del viaggiare lento a spasso per l'Italia senza auto di Ediciclo Editore. Allora, vi faccio vedere la copertina, perché secondo me questo libro, in questo libro veramente la copertina vale, non voglio dire quanto il libro perché Paolo Merlini mi distrugge, però è bellissima. La copertina così, con la chiocciolina che spunta, il buco qua con la scritta Paolo Merlini, l'arte del viaggiare lento, secondo me è bellissimo. Questo è un libro che veramente ha una copertina che vale tantissimo, ma devo dire che anche altri libri del Merlini, la copertina non è assolutamente male. Paolo Merlini è un viaggiatore lento, è una persona, lui dice, io amo viaggiare in corriera. Lui solitamente scrive in coppia con un altro autore che è Maurizio Silvestri, che è un suo compagno di liceo. In questo libro appare da solo e questo libro è fatto di racconti, di pezzi che lui ha fatto in corriera o su piccoli treni regionali, eccetera. La cosa che mi piace di me e di questo libro è il fatto che io ho aspettato, l'ho comprato e poi a leggerlo ho aspettato un lento viaggio in treno, devo dire. L'arte del viaggiare lento, secondo me, non è un libro che uno legge a letto a casa sua. E quindi io sapevo che avevo questo viaggio verso Parma, da Pisa a Parma in treno, quindi con tutto l'attraversamento dell'Appennino, ho detto, ma cosa fa? Mi porto l'arte del viaggiare lento del Merlini. Paolo Merlini è un autore di viaggi, scrive, diciamo, guide atipiche o comunque libri di viaggio sempre, però che si mescolano con la guida, scrive anche guide, è anche autore Touring Club. Questi racconti partono sempre da una citazione e poi inizia il racconto del viaggio di Paolo Merlini. Qui c'è Trento, Marileva, il Passo del Tonale, per esempio questo prima è l'Alto Adige e le Dolomiti viste dal finestrino. E sono tutti racconti di viaggi lenti, per cui è un libro, secondo me, allora, vi dico come la penso, perché tanto io, non è. Allora, secondo me è un libro perfetto per accompagnare un viaggio lento, un viaggio in treno o un viaggio in pullman, o come direbbe il Merlini, in corriera. Quindi io ve lo consiglio per questo. Poi, che voi lo prendiate anche per dire, ah, fammi vedere quali sono i posti dove poter viaggiare in corriera, in treni regionali, eccetera, può anche essere un'altra idea. Però, innanzitutto, secondo me, deve essere visto e preso come un libro di intrattenimento, proprio un libro da viaggio. A me è piaciuto molto, è molto bello, si legge bene, poi la scrittura del Merlini è una scrittura estremamente piacevole. È un libro che vi consiglio. È anche nel formato un libro da viaggio perché è piuttosto manevole, maneggevole, quindi è una bella e piacevole lettura. Ci sono anche degli appunti alla fine di ogni capitoletto, per cui si hanno proprio delle informazioni pratiche sui viaggi che vengono raccontati. Io vi dico che quando avete un viaggio da fare, un viaggio un po' lungo e lento da fare, questo è il libro giusto per accompagnarlo. Paolo Merlini, L'arte del viaggiare lento a spasso per l'Italia senza auto, Ediciclo Editore, vi dico gli euro 14,50. Buona lettura, vi saluto.
E se il canale vi piace, mi raccomando, seguitelo. Se questo vlog o questa puntata vi è piaciuta, lasciate un mi piace, commentate, io vi aspetto e si ritorna tra poco a parlare di libri e di viaggi ancora. Alla prossima, ciao!